Sì, questa è la mia vita. Bastava dire di sì, la mia bellissima vita, che peggio di così non poteva andare. A questo punto qui si può solo guadagnare. Sì, questa è la mia vita. Benvenuti Eugenio in Via di Gioia a giorno. Amore e rivoluzione, un album di contenuti perché si parla di tanti temi, dall'ambiente, si parla di futuro, ecco. Amore e rivoluzione racconta di società, racconta di futuro, racconta di un'attitudine che noi cerchiamo di mettere in tutto ciò che facciamo, non solo nella musica ma in tutte le azioni collaterali alla musica, quindi allo spirito che portiamo sul palco, per le strade quando suoniamo da buskers, e vogliamo raccontare il nostro modo di pensare lo stare insieme. Ho detto abbastanza, ragazzi? Hai detto anche troppo. Troppo, ok. Terra, perché un posto più bello non c'era. Pronto a tutto per riaverti anche a fare la guerra. Ma che dico, non sono il tipo, se mi resti vicino. Lo definite un personale tentativo di rigenerazione. Sì, questi 2 anni di sospensione ci sono serviti sicuramente per far maturare i pensieri, perché a furia di giocare a ping pong, a rimbalzarsi la pallina, poi non si fa mai questo gesto di apposare la palla e poi la palla va avanti da sola, di solito funziona così. E questi 2 anni sono serviti proprio a far andare avanti questa pallina, no? La noia che diventa di colpo creatività, diventa un momento per unire i puntini. Sarà primavera che ritorna. L'amore ci aiuta a rispondere a delle esigenze immediatamente, senza pensarci troppo. Perché non c'è più tempo, ci fosse tempo potremmo pensarci ancora di più. Perché avvenga una rivoluzione ci deve essere un moto d'amore. Ed è quello che ci ha spinto a scrivere Per strada ti amo ancora con i Gessetti e che ha lanciato il nostro primo singolo qualche mese fa, Terra. Quindi l'amore è il veicolo più veloce per arrivare a ottenere una presa di coscienza, che inizialmente è emotiva, poi dopo diventa razionale. Mi manca il tuo respiro, lo sai, amore, il caldo che divampa qua giù, si muore. Ti ho data per scontata, però sono un povero stupido, non lo so come si fa. Diciamo che è un album con entrambi i piedi molto, diciamo, nel presente, ecco, in quello che ci accade attorno. È stata una scelta o è venuto così? In realtà sono delle urgenze che noi sentiamo da tempo e che raccontiamo nelle varie canzoni da ormai da 4 album. E però effettivamente più che mai c'è bisogno di parlarne perché sì, perché l'urgenza è sempre maggiore. Il fatto appunto di dover parlare di una generazione che è la nostra, cioè quella dei trentenni che vedono il mondo cambiare, sì. Il monolocale, vedono insomma il lavoro che stai alla scrivania, vedono tutto questo bello, tutto dorato, che però alla fine lascia il vuoto, sì. Esatto, questo dinamismo venduto come qualcosa di incredibilmente rivoluzionario e accattivante, quando invece sotto nasconde tante è vuoto, sì. Tante è una scenografia che una bellissima scenografia che tende a crollare, poi sì. Andrà a crollare. Perfetta, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole.